Buonasera e buone feste a tutti quanti. Oggi 6 gennaio 2013, siamo qui in questo quartiere di Roma chiamato Dragona. Oggi faremo un viaggio nel tempo a ritroso di 2000 anni. Allegria! Allegria! Ecco qua, questa è la porta che ci porterà indietro di 2000 anni. Anche se già qua sta succedendo qualcosa di strano per le strade di questo quartiere. Ciao! Ma scusi, io non sapevo che già 2000 anni fa c'erano gli occhiali da sole. Eppure ho fatto il liceo classico, la storia l'ho studiata. Allegria, allegria. Entriamo. Ma è vero che una volta il pane lo facevate senza lievito 2000 anni fa? È verissimo. Però è bello gonfio sto pane. Che l'abbiamo lavorato molto, non abbiamo utilizzato il lievito, ma l'abbiamo lavorato moltissimo. Allegria! Salve, lei è la fruttivendola? Sì. Come ti chiami, fruttivendola? Elena. Ma insomma, come va il mercato della frutta? Si vende? Non ci si può lamentare. Un chilo di mandarini, quanti sesterzi viene? Oggi c'è molta gente, quindi visto che andranno bene le vendite, diciamo 40. 40 sesterzi, porca c'è miseria! C'è crisi, in mia difesa posso dire che c'è crisi. Allegria, 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 allegria. Anche 2000 anni fa esisteva la trattoria della Soralella. Una versione più antica della Soralella, però eccola qua. Che ci offri da mangiare? Piedina con formaggio. Senti, ma qua è tutto caro. Io pensavo 2000 anni fa i prezzi erano più bassi. Invece quanti sesterzi sono? Ma veramente noi stiamo offrendo tutto gratis. Mazza, tutta gratis? Sì. Perché è nato Gesù bambino. Allora, nascendo lui, tocca fa festa. Facciamo festa, stiamo dando, e lui la luce nel mondo, e noi stiamo dando tutto così gratis. A gratis? A gratis. Ammazza, deve nascere più spesso sto Gesù bambino. Allegria! Ma dove stiamo? A Piazza di Spagna, a vedi che calda rosse. Lui con braga tagli. Quanti sesterzi vengono? Vai, lei gratis. No, no, buono, che coscio. Ah, grazie mille. Il cameraman, una bella castagna. Eccola qua. Attenta a te cose di mani. Senti, ma i caldarossi sono una tradizione però romana, capitolina, romana. Non è una tradizione del Betlemme. Abbiamo unito le due cose in modo che anche i romani sono contenti di mangiare, insomma. Sono belle, va? Non è italiano. Proprio marocchino. Ah, proprio marocchino. Infatti dice ammazza come hanno truccato bene. No? Guarda, pare proprio marocchino, invece è marocchino. Un bracastagno. Qui è marocchino proprio. No, vestito marocchino. Marocchino de Dragona. De Dragona, bravo. Peggio di tutti. Allegria! Salve, lavoratore. Questa che bottega è? Che si vende qua? Quella del vasaio. Ah, voi siete i vasai. Noi siamo i vasai e stiamo facendo i lavori con la pasta di sale. Ah, e com'è va sto business? A quei tempi andava bene. Adesso questa adesso si risente anche da noi. Sono arrivati i cinesi, pure a Betlemme. I vasi non si vendono più. I cinesi, sì. Insomma, vabbè, qualcuno ha comprato qualcosa. No, ancora niente. Ma come i fate sti vasi? Ho capito la crisi, ma per pongo i fate. Scusi, cameraman. Inquadri, prego. Però io vedo una cosa, che lui ha capito come si lavora. Gli uomini guardano e le donne... e le donne lavorano. A quel tempo, adesso è tutto cambiato. A quei tempi, per questo era bello vedere a quei tempi. Allegria! Guardi! Ma chi fate la scorta? A Francone, guarda, io... Guarda, proprio... Sembri proprio il capo della curva sud. Scusate, guardi, scusate, un'intervista al Papa. Papa, una benedizione a tutti i spettatori. Oddio, sommo sacerdote, chiedo scusa, perdoni la mia ignoranza ecclesiale. Sommo sacerdote, lo sai
che lei è molto impegnato, però per favore una benedizione speciale a tutti gli spettatori di Occhi ai Cittadini. Ecco, una bella incensata a tutti quanti, l'incenso è segno della gloria, la gloria che Dio ha portato in terra perché ci vuole portare con noi nel cielo e riempirci appunto della sua gloria e della sua benedizione. A tutti un buonissimo augurio di buone feste. Siamo qua con l'organizzatore, quando arrivano in macchina, siamo venuti qua che le telecamere per loro non sono arrivate. Io credo che abbiano avuto qualche problema a Fiumicino, ma si stanno liberando. Io penso, sono fiducioso che arriveranno. Devono arrivare. Perché in macchina avete fatti passare per Fiumicino? C'è sta via della scappa, è normale che là si perdono. Cioè, manca la stella. Cioè non ti c'è parte il tontom dalla scafa, figurate la stella cometa se ti ci può portare. Perché proprio da Fiumicino? Perché? Arrivavano che i cammelli, no che aereo! E poi spero che l'hanno. Cioè che aereo hanno preso? Un aereo particolarissimo che arriverà puntuale sicuramente. Com'è stato organizzarsi questo evento? Ma io rimango sempre affascinato quando vedo questa organizzazione di questi eventi, perché vengono un po' dal nulla, però vengono dalla passione, dall'impegno, dal sudore di tante persone che si mettono insieme, di tutti i cittadini, i parrocchiani di questa parrocchia che hanno organizzato questa bellissima manifestazione che ci riporta un po' alle nostre radici che stiamo un pochino perdendo. Abbiamo qui l'esattore delle tasse. Senti un po', ma 2000 anni fa rompevate scatole come oggi Equitalia? Anche per. Oppure eravate un po' più tranquilli? No, un po' più tranquilli, ma si andava avanti. C'erano tanti evasori fiscali pure allora? Anche prima, anche allora erano tanti evasori fiscali. Però tu ce la metti tutta? Eh certo, però nessuno contribuisce. Però senti, dimmi una cosa. Ma lo sai che alla fine la Bibbia ha sempre visto male sto lavoro, l'esattore delle tasse? Sì, purtroppo ci sono stati, da quando c'era il tempo di Gesù Cristo c'erano l'esattore delle tasse per andare avanti il popolo. E dopo 2000 anni ancora che ci ritroviamo sul lungo Tevere con scritta Equitalia, non la famo più, basta! Allegria! Oh, che bello, ma che ci state preparando? Facciamo due fettuccine perché dobbiamo tornare alle origini e dobbiamo un attimo tornare alla cucina casareccia. Che scoop, e chi se lo immaginava, la pasta che abbiamo sempre pensato che fosse una pietanza tipica italiana è nata a Betlemme. Le fettuccine sono state inventate dalla signora? Da me naturalmente, da Ivana. Da Ivana. E qua abbiamo il signor Pasquale, ma il marito di Ivana Pasquale, che aiuta a fare. No, io coltivo, allevo i polli per fare l'uova per i fettuccini. Pasquale, non ci prende in giro, lo sappiamo tutti quanti, tu qua sei l'assaggiatore ufficiale. No, oggi no, prima è l'assaggiatore, adesso questo è il compito nostro oggi. Però dicevo, la cosa bella dei 2000 anni fa era che gli uomini guardavano e le donne lavoravano, invece oggi è l'incontrario, le donne guardano, gli uomini lavorano, se dici qualcosa te menano pure. Aiutiamo le donne perché pure loro hanno tanto da fare. Oh, di là stanno a fare fettuccine, qua che fate? Strozzapreti. Che fate? Strozzapreti. Allegria! Già 2000 anni fa si cucinavano le zeppole. Pare proprio di sì, pare. Piacciono sempre, negli anni sono eterne. Siamo qua in compagnia con il fabbro del presepe. Ma sai, io a te do pure come personaggio del presepe mio a casa. Vabbè, il fabbro è un personaggio tipico. Ma com'era lavorare il ferro 2000 anni fa, quando c'erano meno cose tecnologiche? Era molto diverso.
molto diverse, era molto più ferro, adesso è molto mischiato con altri materiali. Con altre leghe, diciamo. No, altre leghe, sì, esatto, perfetto. Adesso tocca contentarsi di queste che c'è, che fanno oggi. Adesso facciamo la prova del fabbro per vedere se costui è un fabbro vero al 100%. Il pollicione sinistro della mano d'appoggio. Eccolo qua. Eccolo qua. Vedi, questa è la mano sinistra, la mano d'appoggio, perché la mano destra è quella che martella, e questo è il pollicione del fabbro, sempre nero, sempre nero. Lui, complimenti, lei è un fabbro doc al 100%. Veramente sono fabbro io, ho 50 anni che faccio il fabbro. Perché scappate? Ma perché io cerco di intervistarvi da due ore e voi scappate? Ma che problema c'è con me? C'ha la lebbra per caso? Noi sì, però. Oddio, ma siete lebrosi. Ussa mia, andate dal cameraman. No, scherzo. Venite qua, tanto io sono vaccinato. Prego, prego. Allora, siamo qua in compagnia dei due lebrosi, no? Allora io voglio fare una domanda, visto che siamo indietro dei 2000 anni. Oggi la sanità è meglio che non t'ammali. Se stavamo 2000 anni avanti, quindi ai tempi oggi, era meglio che non vi ammalavate di lebbra, perché ci morivate. State sicuri, con tutti i tagli della sanità ci morivate. 2000 anni fa invece com'era? Era un po' meglio? Perché è peggio di così? Ma non lo so di questo, però sicuramente quell'età i lebbrosi erano proprio i reietti, erano evitati dalla gente, adesso forse questo si sarebbe evitato. Che stiamo a costruire? I sandali dei 2000 anni fa? Uno zoccolo stile antico proprio. Ah, proprio stile antico, ma ce lo mostri, ci spiega, perché io sono ignorante in materia, chiedo scusa. Ci mostri 2000 com'era la scarpa 2000 anni fa? Era un pezzo di legno come questo qua. Io l'ho lavorato e gli ho dato la sagoma del piede. Adesso le metterò un pezzo di stoffa, di pelle sopra, e diventa uno zoccolo secondo i numeri, poi facciamo tutti i numeri. Siamo finalmente, grazie all'aiuto della Stella Cometa, siamo arrivati nella grotta dove è nato Gesù bambino. Che emozione, aspetta, cameraman, un attimo, sono troppo emozionato, non so se ci riuscirò a parlare con la Madonna. Cioè l'ultima volta che ho detto un'Ave Maria è il giorno della prima comunione, poi riparlato dopo tanti anni con la Madonna. Non so se posso essere all'altezza. Che dici, la posso fare? Sicuro? Dai, forza e coraggio, andiamo. Oh, c'è pure San Giuseppe. Maria. Siamo finalmente, t'ho trovato, siamo qua in compagnia della Madonna. Sei Madonna, no? La cantante Madonna, quella classe, cioè la Madonna. Sì. Sei tu la Madonna? Sì, sono io. Sono molto emozionato, signora Maria, insomma, ma com'è? Te vedo un po' triste, che è successo? Sei triste perché sta il freddo al gelo? No, sto bene. Sei triste di averita Maria, perché San Giuseppe non ha bevuto la storiella dello Spirito Santo? No, non è quello che mi frega, no. E allora Maria, perché sei triste? Perché io volevo la femmina. Eccolo qua, Giuseppe. Che dici, Giuseppe? È rimasto solo che beve. Come? Fa freddo? Fa freddo. Oh, San Giuseppe, ma ti sei sposato, già bevi per dimenticare. Per dimenticare. Ma Maria, come va sta storia? Abbastanza bene, la nonna ci ha creduto, la mamma sua, e per adesso andiamo bene. Infatti qua gira una voce strana di una cosa a tre, tra te, Maria o Spirito Santo, ma... Storie vecchie, sì, c'è stata una volta una cosa del genere, però poi abbiamo chiarito. Avete chiarito? Sì. Maria? Sì. Quindi Maria riesce sempre a tranquillizzarmi, a farmi sentire bene. Grande Maria. Maria nel cuore. Maria la porti nel cuore? Sempre. E San Giuseppe, ma dici un po', ma com'è? Non sei riuscito a trovare un albergo qua a Dragonale, sei dovuto accontentare una grotta? No, per risparmiare sul viaggio di nozze, avevamo intenzione di andare in Olanda e abbiamo dovuto risparmiare. Come andare in Olanda, Giuseppe?
Eh sì, 4 notti e 5 giorni, 250 euro Amsterdam, andata e ritorno e tutto quanto, tutto incluso. Ammazzo, sei ben informato. Sì, 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 sì. Un Remaggio che conoscevo mi ha trovato tutto il pacchetto viaggio e ringrazio ancora Remaggio e De Toni che mi ha portato. Sì.